Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Vista dall'alto sembra uno stivale con il quale prendere a calci il destino quando è avverso e magari anche un pallone di cuoio. L'Italia è un luogo bello da vivere, lo è sempre stato sin dall'antichità. Punto di arrivo per i popoli dell'Europa centrale e orientale, per greci e arabi. L'Italia è stata la culla di tutte le culture del continente. Roma, la città eterna, ne è la capitale, qui è sorto il primo grande impero della storia. Mi sento orgoglioso di vivere e di essere un italiano in un paese che, girando il mondo, mi accorgo di quanto è bello e di quanto è unico. Però quando torni a casa, che torni nel tuo stivalone, criticato, tutto quello che vuoi, però è una poesia. È una poesia. When the stars make you blue just like pasta puzzle, that's the more. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello. 20 regioni compongono l'Italia, diverse e allo stesso tempo simili, che diventano una cosa sola il 17 marzo 1861, il giorno in cui è proclamato il Regno d'Italia, a Torino la prima capitale. Il Piemonte è la regione dove è partorita l'idea di uno Stato nazionale. L'azzurro di fondo dello stemma sabaudo è quello della nostra nazionale. L'Italia del calcio è salita sul tetto del mondo per 4 volte. È un paese d'Italia che rimane fra i pali come Zoff. Io ho 40 anni, capitano, insomma, quindi il massimo di tutte le cose. E perciò lo sport in genere, il calcio, come tutti gli altri sport, ha delle felicità intense, immediate, prorompenti, insomma, hai una felicità fuori dal comune che solo lo sport lo dà così nell'immediatezza. Ogni volta che ho indossato la maglia azzurra e sentivo l'inno, dentro di me scorreva sempre la mia infanzia. La voce di mamma che mi chiamava dal balcone, che erano le 7 di sera, le 8 di sera, e giocavo ore e ore senza stancarmi. Arrivavo a casa, facevo la doccia, per me era stato il giorno più bello del mondo, e la maglia azzurra mi dava questo effetto qua. Il Genoa è la squadra che vince i primi 3 scudetti del campionato di calcio italiano. A Genova è nato Cristoforo Colombo, che scopre l'America e porta in Italia mais, pomodori, patate. Dal quartiere genovese di Quarto parte il viaggio verso l'unità nazionale dei Mille di Garibaldi. Lo stemma di Genova, insieme a quelli di Amalfi, Pisa e Venezia, si trova nella bandiera della Marina Militare Mercantile Italiana. Buonanotte all'Italia, deve un po' riposare, tanto a fare la guardia, c'è un bel pezzo di mare. Il mare abbraccia la penisola, da nord a sud. Un tocco di azzurro che si aggiunge al verde dei prati e il bianco delle nevi perenni, cui fa riferimento il tricolore. Le terre d'Italia offrono eccellenti materie prime, in grado di trasformare la cucina in arte vera e propria. Gli spaghetti al dente. La cosa che ci rappresenta di più forse al mondo sono gli spaghetti. Una frase di Paul Bocuse, che tutti sanno, il grande cuoco francese, no? E un giorno mi disse: la cucina francese decadrà quando i cuochi italiani si renderanno conto del patrimonio di ricette e di prodotti che hanno. E le ricette sono i prodotti. E questa diversità di microclimi, pensate, dalla Sicilia andiamo in Trentino, poi andiamo in Liguria, poi in Piemonte, poi andiamo in Toscana, poi andiamo a Napoli, e tutti i microclimi condizionano gli odori, i sapori delle cose. Divido l'Italia in 3, nord, centro e sud, no? Al nord una cosa che conoscono pochi e sono gli spaghetti alla milanese, che sono spaghetti conditi con burro, grana padano e prezzemolo. Al centro li ho rappresentati con rigatoni al cacio e pepe, e poi sono andato al sud e ho messo assieme i paccheri napoletani con la pasta alla normala siciliana. Dall'Unità d'Italia e fino al 1985 più di 10 milioni di italiani emigrano alla ricerca di un lavoro. Buonanotte all'Italia, che c'è il suo bel da fare, tutti i libri di storia non la fanno dormire.
cielo privato fra San Pietri e Madonna. La cucina e la nazionale di calcio diventano memoria e rifugio dell'anima, ma c'è anche chi resta convinto di trovare la fortuna a casa propria. È l'Italia della tradizione, quella delle famiglie che hanno contribuito a scrivere la storia del nostro paese. Viva l'Italia! L'Italia che non ha paura! L'Italia, in particolar modo nel campo del cibo, si contraddistingue per la presenza di aziende che appartengono a, sempre alla stessa famiglia e che continuano le tradizioni, che poi sono il patrimonio vero del nostro paese. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero.